Jukebox. La Ballaxari State augura buon Natale e felice anno nuovo e lo fa da Pineto, il comune della costa teramana dove tutto partì ormai 5 anni fa. La società abruzzese del settore dell'immobiliare rinnova il suo rapporto con la città al termine di un anno difficile che però si conclude con tante ambizioni. Siamo qui questa sera nella fantastica cornice del Pallavolley Santa Maria di Pineto, dove siamo con tutti i nostri ragazzi del settore giovanile, del minivolley in particolare, e abbiamo organizzato questo bellissimo incontro, questa bellissima pomeriggio, serata con questi ragazzi affinché possano divertirsi insieme con le loro famiglie e creare un ambiente particolare, un ambiente di serenità, un ambiente di tranquillità. Ed è questo che contraddistingue un po' quello che è il progetto dell'ABBA Pineto Volley. Abbiamo una squadra che si sta ben distinguendo quest'anno nel campionato nazionale di Serie A3, ma siamo particolarmente attenti a quello che è tutto il discorso sociale che ruota intorno al nostro progetto, focalizzato nel guardare a quello che è il mondo dei ragazzi e il mondo del sociale. Siamo particolarmente impegnati in questo e cerchiamo di creare questo connubio importante, prima squadra che sta veleggiando a vele spiegate, prima in classifica quest'anno nel campionato nazionale di Serie A3, appunto, come dicevo, e siamo impegnati nel curare questi ragazzi. Abbiamo quasi 100 ragazzi nel Pallavolley che tutti i giorni, come dire, fanno attività, e cerchiamo di togliere questi ragazzi dalla strada, a cui cercheremo di insegnare i sani valori dello sport, dell'amicizia e dello stare insieme. Allora, la società Hub è nata 5 anni fa, dopo un'esperienza ventennale nel settore, unione di più soci, il gruppo Balducci con il gruppo Abbondanza, e Marca c'è un imprenditore italoamericano che si è unito al nostro gruppo praticamente. Noi, la nostra mia, il nostro obiettivo è realizzare immobili di pregio importanti che lasciano un segno nel territorio abruzzese. Per il momento la nostra mission è proprio questa, diventare tra i leader di una residenza diversa, di una residenza attenta, di una residenza tecnologicamente al top. Quindi l'obiettivo della Abada è distinguersi rispetto a un mercato. Siamo riusciti a cogliere l'obiettivo con qualche anno in anticipo, quindi con le nostre costruzioni stiamo realizzando e consegnando adesso su Monte Silvano Waterfront, sul fronte mare. Un'iniziativa analoga la stiamo facendo a Roseto. Partiamo con queste due waterfront, ma realizziamo entro 3 anni questo periodo con l'obiettivo Sisma Bonus, diverse residenze importanti, tutte A4 a livello energetico, classe A a livello sismico, quindi una residenza differente dal classico standard operativo, insomma. La festa è al Pallavolley con tutto il team dell'ABBA Pineto, dalla prima squadra alle giovani promesse. In A3 la compagine pinetese di pallavolo è campione d'inverno, attualmente al vertice della classifica. Siamo qui per scambiarci gli auguri al termine di quest'anno. Che anno è stato per l'ABBA Pineto? Beh, un anno positivo, un anno bello, lungo, faticoso, complesso, con tanti impegni, molti ravvicinati, però un anno positivo. E purtroppo, insomma, sentiamo il calore del pubblico, ne vorremmo di più, perché ci stimola, perché ci aiuta nei momenti complicati. Speriamo che continuino ad aiutarci, a sostenerci, e che arrivino sempre più numerosi. L'obiettivo societario è abbastanza semplice, cercare di primeggiare. Un augurio di buon Natale a tutta Pineto, a tutti i pinetesi, e un augurio, diciamo così, di tranquillità alla nostra squadra. Ma Pineto ha una tradizione importante nel mondo della pallavolo, perché comunque ha avuto trascorsi in Serie 1 negli anni 10 anni fa, 12 anni fa, quindi diciamo che viviamo in un territorio che la pallavolo la mastica e la conosce. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi a riportare i pinetesi ovviamente in palestra e coinvolgere soprattutto gli sponsor e gli appassionati, perché questo è il compito che questa squadra, questa società deve avere nei prossimi anni. Questo chiaramente è aiutato dai risultati, essere in questo momento primi in classifica
è qualcosa che probabilmente aiuta ad avvicinare sponsor, tifosi, appassionati, famiglie, bambini, che ne abbiamo tanti quest'anno, a una realtà piccola come la nostra, ma che comunque ha grandi idee di crescita. Dobbiamo chiaramente strutturarci, dobbiamo crescere come società e soprattutto dobbiamo crescere per quello che riguarda il settore giovanile. Difatti quest'anno io sono molto contento del lavoro che siamo riusciti a fare, perché portare in palestra dopo un periodo di Covid circa 100 ragazzi per me è un successo che va ben oltre le aspettative. Quindi il percorso è ancora lungo, la strada è complicata, però noi ce la mettiamo tutta e poi sai, io posso aiutare, posso dare una mano, ma alla fine chi scende in campo sono sempre comunque i nostri ragazzi, che vedo che ci tengono, sono molto legati alla maglia, al territorio, quindi io spero che si riesca a fare qualcosa di positivo da qui a maggio. Auguro a Pineto, a tutti i tifosi, ai nostri ragazzi, alle famiglie, a tutti quelli che ci sono vicini, un sereno Natale e un felice anno nuovo. Ci sono state non poche difficoltà che ci hanno insomma creato qualche problema, però abbiamo per ora sempre risolto in maniera abbastanza concreta. È un periodo molto intenso, stiamo giocando tante partite, compresi i recuperi, quindi bisogna centellinare le energie e portarci anche tanta concentrazione, perché adesso arriva anche un altro periodo di Coppa Italia molto importante. A Pineto non ci dimentichiamo che fino a qualche anno fa comunque ha calcato il parquet della massima categoria e non è nuova a questo tipo di palcoscenici. Per noi riportarci diciamo alla luce delle prime posizioni in classifica, del volley che conta, è importante, è quello che ci ha chiesto la società e noi ogni giorno ce la mettiamo tutta per far sì che questo obiettivo si concretizzi alla fine della stagione. Faccio gli auguri a tutti da capitano, a nome di tutta la squadra, a nome di tutti i ragazzi, e un sereno Natale a tutte le famiglie e buon anno nuovo. Il rapporto di Pineto con la pallavolo è ormai consolidato, una tradizione portata avanti dai tifosi della città. Ormai è un patrimonio della città di Pineto il volley. L'ABBA quest'anno, ma già l'anno scorso, quest'anno si sta confermando, sta riempiendo di gioia i cuori degli affezionati, dei tifosi e dei cittadini di Pineto con una stagione da rimarcare. Siamo primi in classifica con 3 punti di vantaggio sulle seconde e cogliamo ovviamente un sogno di migliorare ulteriormente la partecipazione ai campionati di Serie A, quindi con la A2 anziché la 3, che è un risultato ovviamente straordinario per una città di dimensioni non grandissime come quella di Pineto, ed è oltretutto un'operazione di marketing territoriale importante, perché Pineto affronta ogni domenica città metropolitane. Mercoledì nel recupero siamo stati a Torino, la settimana scorsa è venuta a Bologna a Pineto, e quindi parliamo ovviamente di una visibilità che nessun'altra manifestazione, nessun'altra organizzazione sportiva può vantare, che non può che trovare il plauso ovviamente dell'amministrazione. Sì, diciamo che per noi è un orgoglio, come diceva prima il vice sindaco, anche tutte le altre attività sportive, il Pineto Calcio e tutte le altre discipline che c'è nel territorio. La Pineto Volley, effettivamente, come diceva il vice sindaco, è una realtà che noi abbiamo vissuto da tanti anni. Siamo riusciti a salvarla nell'epoca in cui stava per finire e quindi dobbiamo dare un grazie forte a questa società, a questa ABBA, che in questi ultimi anni ci sta portando, sta riportando, parte la pausa del Covid, gente al palazzetto, perché è uno sport che, e quindi vediamo anche che i ragazzi e i giovani si iniziano a avvicinare a questo sport. La festa è stata occasione anche per un'iniziativa di solidarietà con le donazioni in favore della casa famiglia Madre Esther, che si occupa di giovani disagiati. E poi la lotteria, la tombolata ed anche Babbo Natale, che ha portato regali ai più piccoli. È stato un anno positivo, abbiamo una grossa affluenza di bambini e di bambine, stanno venendo con passione e con voglia, per cui stiamo lavorando bene nel territorio e speriamo di rimpinguare anche con nuove entrate. Ecco, vedo che qui ne siete tanti, nonostante poi è stato un anno difficile per lo sport in generale, per la pratica anche dello sport, lockdown e via discorrendo. Certo, complicatissimo, ma non tanto per noi adulti, ma più che altro per i bambini, che sono dovuti rimanere a casa, hanno perso quel fattore di socializzazione, in più anche non sono riuscito ad andare a scuola e, cosa più importante, anche non sono riuscito a fare sport.
è fondamentale per lo sviluppo psicofisico dei ragazzi, delle ragazze. Insomma. Allora, sul femminile stanno andando fortissimo, sulla maschile stiamo ripartendo adesso, ma i ragazzi stanno facendo benissimo e i piccolini, un po' alla volta, stanno crescendo anche loro. Voi che dite di questa giornata? Sì. Come mai la pallavolo? Chi mi vuole rispondere? Così, ho provato e mi è piaciuta. Lo stesso, ho provato e mi è piaciuto. E anche una scusa un po' per vedersi, stare tutti insieme e divertirsi? Sì. Qual è il momento che ti piace di più? Quando facciamo la partita. Il più forte chi è, si può dire? Io! No! Io salvo tutte le palle, ma per forti, sì, no. Alessandro Reggi! Però ma non c'è il più forte! Ma che stai dicendo? Non è lui! Dipende dalla giornata, magari! Sì! No, io sono vecchio ormai! Ma tu sei forte! Ma io salvo tutte le palle! Ma non è vero, ma che stai dicendo? Chi è che sogna di giocare un giorno anche con la prima squadra? Io. Tutti? Ma è nella nazionale italiana. Bisogna allenarsi tanto. Però. Sì. Tutti in prima squadra. Anche voi volete andare in prima squadra? Sì. È un duro lavoro, eh? Un po', però. Però vabbè. Ci proviamo. Box.